I dati di questo fenomeno parlano chiaro. A marzo del 2019 ci sono state 88 violenze sulle donne al giorno, una ogni 15 minuti. È un fenomeno drammatico che si consuma per lo più all'interno delle mura domestiche, dal quale spesso e volentieri le donne fanno fatica a divincolarsi anche per la dipendenza economica dal partner e per la sensazione di non potercela fare da sole. Serve quindi un supporto a tutto tondo anche per questi aspetti. Durante il lockdown è stato detto il numero delle violenze domestiche è più che duplicato. Un fenomeno in aumento, ma fortunatamente dall'altra parte sempre più donne trovano il coraggio di contattare il numero verde antiviolenza e antistalking. Sempre più donne trovano il coraggio di chiedere aiuto ai centri antiviolenza. Numeri in lento aumento che però sono anche segno appunto di un'emersione del fenomeno. A livello nazionale abbiamo voluto con forza il codice rosso presentato dal ministro Bonafede, è entrato in vigore ad agosto del 2019, che contiene una serie di misure che aumentano l'efficacia e la tempestività dell'azione degli organi di polizia giudiziaria. E grazie a quel provvedimento chi subisce violenze domestiche adesso dispone di un canale preferenziale per combattere reati di questo tipo. Le indagini sono più veloci e ci sono pene più severe, soprattutto in caso di presenza o danni a carico del figlio. Nasce finalmente il reato di revenge porn, una battaglia a cui teniamo e per cui abbiamo combattuto con forza, perché chi rovina la vita di una persona diffondendo nel web le sue immagini intime non deve rimanere impunito. La deformazione del volto con l'acido o qualsiasi altro sfregio permanente poi vengono puniti col carcere da 8 a 14 anni. Una legge che ha lanciato un messaggio molto chiaro, che invita le donne a denunciare perché lo Stato è dalla loro parte. Quindi non possiamo per oggi accontentarci, serve, come dicevo, intervenire a tutto tondo, investire sulla prevenzione, che significa anche sradicare modelli culturali sbagliati, significa intervenire nelle scuole con la formazione e con campagne di sensibilizzazione. E quindi anche in questa occasione, sottoscrivendo questa risoluzione, e ringrazio tutti i colleghi che voteranno favorevolmente, vogliamo fare la nostra parte, sostenendo ogni azione utile e concreta per affrontare questo terribile fenomeno.